Hi there, hello, ciao, how are you doing? Come state? Welcome back to my channel. Today I'm going to be teaching the preposition of means. Oggi vi insegnerò la preposizione di mezzo, ok? Quando stiamo parlando di mezzi, quale preposizione usiamo? Questo video vi mostrerò tutto. When we are talking about means of transport, which preposition do we use? And that is what I'm going to be teaching in this video. Remember to check out the other videos on preposition. Ricordate di guardare altri video sulle preposizioni, ok? In inglese, così tutto sommato capirete quando dovete usare una preposizione e invece quando dovete usare un'altra, ok? Now let's go into the lesson, andiamo. The first preposition of means, okay, in mezzi, la prima with. Can you repeat after me with? Guardate di ripetere così capirete anche la pronuncia. With. When do we use with as a preposition of means in English? Come preposizione di mezzi, come è usata? To indicate the means by which something is done, you can use with. Per il complemento di mezzo, ok, in inglese usiamo with. Per esempio, I clean the window with a rag. I clean the window with a rag. Ho pulito la finestra con uno straccio. Con uno straccio. With a rag, ok? Come preposizione di mezzo viene usata in questo senso, solo in questo senso. Ok? As a preposition of means, it's only used in this sense. Ok? Because with can also be used in other sense. Ok? Perché with può anche funzionare come in altri casi, come usate anche con in italiano. Perciò come preposizione di mezzo, fate attenzione a come sto usando. Un altro esempio, we open the wine bottle with a bottle opener. We open the wine bottle with a bottle opener. Abbiamo aperto la bottiglia di vino con un'apribottiglia. Il complemento del mezzo, ok? Abbiamo aperto la bottiglia con un'apribottiglia. Ok, now the next preposition of means that I'm going to be teaching la prossima è by. The next by. By, we use by as a preposition of means to talk about means of transport or means of communication. Mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione, by. For example, we travel by aeroplane or we travel by air. Ok, potete dire abbiamo viaggiato nell'aereo oppure parlando abbiamo viaggiato nell'aria per indicare che hai viaggiato nell'aeroplano. Ok, we can also use travel by air. And then other means of transport, gli altri mezzi di trasporto potete usare by, tipo by train, nel treno, by boat, nella barca. Eccetera, altri mezzi di trasporto, ok? In questo senso, another means of transport, by, ok? Now, to translate, per tradurre a piedi, in inglese usate on foot, ok? To walk with your legs, you use on foot, per andare a piedi, on foot. I went to work on foot, I went to work on foot. Sono andata a lavoro a piedi. On foot. Per mezzo di comunicazione, for means of communication, I sent her the letter by fax. I sent her the letter by fax. Le ho inviata la lettera tramite fax. Ok, tramite fax in questo senso. Oppure tramite email, by fax, eccetera. Ok, etc. Mezzi di comunicazione. Means of communication by. E l'ultimo in, and the last one is in. Ricordatelo, ho insegnato in come preposizione del tempo, ma in questo caso in è usato come una preposizione di mezzo quando è indicato il possessore del mezzo di trasporto in. When we indicate the owner of the transport, we use in the sense. Questo senso, we came in our father's car.
We came in our father's car. Siamo venuti nella macchina del nostro padre. Siamo venuti qui nella macchina del nostro padre. We came in our father's car. La macchina di chi è? Del nostro padre, in questo senso, in. Ok? Se guardate il video su in, capirete perché in è usato anche qui. If you watch the video or when I explain the preposition in, you understand why in is also being used in this sense. Okay, you understand better. In our father's car. I traveled in a private jet. I traveled in a private jet. We cruised in a private boat. We traveled in a private aeroplane. Abbiamo viaggiato in un aeroplano privato, ok? L'aeroplano è privato, non è quello pubblico, in questo senso, aeroplano privato. And what that means, per altri mezzi che hanno il nome di possessore, usate in. For other means that has a specific name attached to the means, like the possessor owns in the private boat, in the private jet, in my personal car, in a private boat, in una barca privata, in a private jet, in un jet privato, in my personal car, nella macchina privata, eccetera, così via. Ok? Well, it's as simple as that. Use them just like the way I've explained to you. If you use them just like the way I explained to you, I don't think you would encounter problems. Se studiate per bene come proprio vi ho spiegato, non avete problemi quando state parlando in inglese, ok? Non avete problemi. Please subscribe to my channel because there are so many lessons to watch and there are so many other lessons that I will bring to you. Per favore iscrivetevi a questo canale così non perderete nessun video quando metterò nuove lezioni in inglese. Ok? Now thank you for watching the lesson. Grazie per avermi seguito oggi. E vi vedo nella prossima puntata and I will see you in my next lesson. Bye, ciao, have a good day.